Carpenteria Metallica Centese, azienda leader nella lavorazione del metallo. Lavori di carpenteria metallica, taglio a laser, piegatura, punzonatura e roditura in CNC, con la massima precisione e qualità. Tanto lavoro, ma anche tanta passione. Via Nazario Sauro, numero 3, telefono 051 683 5851. Impresa Merighi 100, opere d'urbanizzazione, asfalti e pavimentazioni autobloccanti, impianti fognari e depurazioni acque, via Stradellazzo numero 3, telefono 051 683 6103. Merighi, tanta passione per il lavoro sempre a canestro. Studio Fava, commercialisti e avvocati. A 100, in via della Canapa 54. Professionalità, disponibilità e cortesia. Qualità dei servizi e dei prodotti. Cercolor, a Finale Miglia e tutto questo. Pavimenti, rivestimenti, arredo bagno, stufe e accessori per la tua casa delle migliori marche. Cera Sarda, Panaria, ABK, Cotto d'Este, Italgraniti, Porcellanosa, Glam stufe e camini e tanti accessori. Il fondatore Andrea Filippini e lo staff di Cercolor sapranno consigliarti il meglio per la tua casa. Nasce Caricento Soccer Space in via Einstein, all'interno dell'impianto sportivo del Parco del Reno, a 100, che va ad arricchire la risposta di domande di spazi sportivi nella città del Guercino. La struttura, pienamente recuperata, come si può vedere dalle immagini, consiste in un campo per il gioco del calcio a 5 giocatori, con fondo in erba sintetica. Per qualche anno la struttura è caduta nell'oblio più assoluto, causa il disinteresse delle istituzioni e l'inciviltà di qualche cittadino che, a più riprese, ha danneggiato l'impianto rendendolo impraticabile. Ora rivive di luce propria grazie alla collaborazione tra Comune di Cento, ASD Scuola Calcio Sporting Centese, avvalendosi dell'apporto importante di Casse di Risparmio di Cento, main sponsor dell'operazione, e di due conosciute aziende del territorio e leader nel proprio settore: PMC, lavorazione metalli ad alta tecnologia, e APK, ceramiche e rivestimenti per la casa. Presenti dunque alla manifestazione Marco Ameglio, presidente di ASD Scuola Calcio Sporting Centese, Piero Lodi, sindaco di Cento, Maria Claudia Mazzucca, vicepresidente Fondazione Caricento, Ivan Damiano, direttore generale Caricento, accompagnato da Carlo Maraguti, responsabile dell'area mercato della banca, Carlo e Diego Contri di PMC e Alessandro Fabbri in rappresentanza di ABK. Ameglio, per gli onori di casa, evidenzia come il gioco di squadra sia indispensabile. Da soli non si va da nessuna parte. Saluto tutti gli intervenuti. È chiaro che i progetti si costruiscono insieme, i progetti si inseguono insieme, da soli non si va da nessuna parte. E questo progetto è nato circa un anno fa assieme all'amministrazione comunale, dove abbiamo posto sul tavolo del sindaco la problematica degli spazi, e visto che questa scuola calcio è partita da 40 ragazzi per poi arrivare oggi a 280 iscritti. Mi fa ecco il primo cittadino di Cento, Piero Lodi, annunciando vittoria di squadra. Con vittoria di squadra evidenzia come tutti gli attori hanno contribuito a concretizzare un progetto: scuola calcio, comune, Caricento, insomma tutti. Un saluto intanto per fare i complimenti a Scuola Calcio Centese, perché i progetti si fanno, si concretizzano quando invece quelli che lavorano
ci mettono la passione, la serietà. Io ho avuto modo di dire nelle quattro righe a me attribuite nel comunicato stampa dell'inaugurazione di oggi che questa è una vittoria di squadra e è una vittoria di squadra perché l'amministrazione comunale e alcune società sportive, sperando che la cosa sia virale, cioè che si estenda a tutte le società sportive, si è inventata un nuovo modo di costruire e rafforzare il rapporto, una convenzione che diventa più lunga e un po' più robusta. Poi la volta di Ivan Damiano di Caricento, main sponsor del progetto, che dà il nome all'impianto sportivo rinato. Dietro allo striscione c'è un assegno, riferendosi al ruolo di sponsor della banca, ma soprattutto c'è condivisione di un progetto di persone serie. Di Amelio e della sua scuola calcio, un importante per cento di ridare un futuro a questa bella posizione, a questo bel campetto. Ed è nata questa collaborazione insieme al Comune di Cento e si ricordava dietro a questo striscione c'è un assegno evidentemente, perché le cose si fanno anche così. Siamo al campetto di Viale Einstein, qui al Parco del Reno, siamo con il direttore generale della Cassa di risparmio di Cento, Ivan Damiano. La Cassa, Banca del Territorio, ha un ruolo importante in questa inaugurazione. Abbiamo inaugurato il campetto A5, rinnovato dopo alcuni anni di degrado. La banca, sempre più del territorio, una banca che è in area di rigore, usiamo questo termine calcistico, perché la banca in area di rigore, quando si sta in area di rigore, vuol dire volere vincere. Qui si vuol vincere una sfida sul territorio. È vero, mi fanno molto piacere queste parole, il recupero di quest'area, soprattutto perché è fatto a beneficio veramente di ragazzi e famiglie, ci ha subito convinto, fatto da istituzioni serie come il Comune evidentemente, ma anche la Scuola Calcio Centese che è cresciuta tantissimo in questi anni. E quindi abbiamo ritenuto di dare un contributo che, insomma, come banca è sicuramente quella, come dicevo poc'anzi, di un assegno che fa sempre piacere evidentemente, ma è soprattutto quello di confermare l'appoggio alle iniziative che rivitalizzano questo territorio e che contribuiscono soprattutto a dare un sostegno alle nostre famiglie, ai nostri ragazzi e manifestano il preciso impegno, la fortissima volontà anche dopo 155 anni di volere crescere, di voler svilupparsi, di volere cercare di creare tutti i momenti migliori per far sì che si guardi al futuro con maggior ottimismo. Quindi una banca di territorio si vede anche in queste cose, che sembrano piccole ma non lo sono. Ma noi siamo fortemente convinti del fatto che sia un insieme di piccole cose che faccia la differenza. Noi, potete vederlo, non siamo coinvolti in grandi sponsorizzazioni, ma siamo coinvolti in tantissimi piccoli interventi che sono quelli che credo facciano bene alle comunità dove siamo inseriti e sulle quali vogliamo essere presenti e garanzia del fatto che comunque la Cassa di Cento c'è e ci sarà. Nel saluto Maria Claudia Mazzucca sottolineava il ruolo della Fondazione verso i giovani. Questo impianto servirà principalmente a loro, perciò il progetto non ci può che trovare d'accordo. Poi l'imprenditore Carlo Conte, da sempre vicino alla Centese Calcio, rivive una sorta da Marcord, piena di emozioni verso i colori della Centese Calcio e ripercorre un periodo di gloria, ricordando tanti successi. Lasciando al figlio Diego, titolare della ditta PMC, che in compagnia di Alessandro Fabri, della famiglia che controlla l'azienda ABK, spiega le ragioni del sostegno. Disponibile sia a livello di sponsorizzazione sia di potergli dare una mano all'interno della Sporting, che è una società, come dice lui, che ormai da 7 anni di vita a Cento, dove ha sempre fatto bene, si è ingrandita, ormai sono più di 200 bambini e quindi ci sono tante attività collaterali da gestire e quindi ben volentieri, tutte e due abbiamo la passione dello sport, tutte e due le nostre aziende hanno sempre sostenuto le attività sportive e sostegno all'ottima iniziativa che Marco Amelio ormai sta portando avanti da anni. Quindi, essendo parte della famiglia, sicuramente non ci si ferma qui a questo progetto.
Esattamente, adesso sono Marco in accordo con noi, niente, sta tirando fuori un po' i jolly che ha messo insieme quest'estate, li sta tirando fuori un po' alla volta insieme all'amministrazione comunale. Questo è solo uno dei campi che si andranno ad aggiungere a quelli che sono a disposizione dello Sporting, ce ne saranno anche altri, perché appunto i ragazzi ormai aumentano e quindi c'è bisogno di spazi e il comune si è reso disponibile a dare un sostegno a questa attività. Comunque, nonostante la crisi, le aziende private al fianco dell'amministrazione pubblica. Nonostante la crisi, è vero, ci siamo, è importante, crediamo, parlo anche a nome di Alessandro, credo che sia, lo riteniamo per le nostre aziende importante ridistribuire parte di quello che le nostre aziende, dei profitti che riescono a dare sul territorio, dove comunque i nostri dipendenti riescono, le famiglie dei nostri dipendenti riescono a poter mandare i figli a giocare a calcio, e per noi è comunque una cosa estremamente importante il bilancio sociale che portiamo avanti assieme. Le nostre aziende ce l'hanno e quindi è una cosa che va fatta.